era, cioè, da tanto tempo che penso di chiamarti o per un'intervista o per altre cose, perché nel giro di pochissimi anni sei cresciuta tantissimo professionalmente. E allora introduco un attimo Irene Magnani, sassolese, è sceneggiatrice e regista. E Irene è diventata regista e sceneggiatrice, adesso poi lo racconterà in modo preciso, dopo un corso di formazione proprio su questi temi, e da questa formazione Irene ha costruito la sua professione, insomma, professione creativa in questo mondo, raccogliendo veramente dei risultati anche molto prestigiosi, già ha vinto premi, si propone a festival, bandi e quant'altro. Allora, Irene, raccontaci il prima e il dopo, prima di questa nuova, che è la tua vera, come dire, è quello che volevi fare, Stai veramente esprimendo la tua creatività, La mia vera identità, La tua diciamo. identità, esatto. Allora, proprio in 30 secondi, spiegaci il prima e il dopo, com'è il passaggio tra quello che facevi prima e quello che fai adesso. Semplicemente, la mia vita è stata divisa letteralmente in due. Quindi ho avuto una prima parte dove comunque ho lavorato come dipendente in varie aziende. E ho lavorato anche per vari cinema, sempre come dipendente alla cassa, eccetera, eccetera. Però in me c'era comunque, io sentivo questo richiamo, è un richiamo, è un po' come un istinto, è un richiamo che hai dentro di voler esprimere quello che veramente sei, quello che veramente pensi, ma di volerlo soprattutto comunicare. Ho trovato come primo metodo la scrittura, quindi ho sempre scritto, fin da quando ero ragazzino, mi sono sempre, diciamo, dilettata nella scrittura, però non mi bastava. Quindi dopo un mio primo cortometraggio, anche abbastanza, rudimentale, insomma, è un'opera prima che comunque ho fatto a 46 anni, voglio dire. Che comunque ha vinto il corto fiction, quindi ha vinto comunque un festival nazionale nella sezione spiritualità. E il senso di quello che volevo dire probabilmente è arrivato, anche se magari non sapevo cos'era un primo piano, non sapevo cos'era un piano sequenza, però il senso è arrivato profondamente. Questo mi ha incoraggiato a proseguire, e tanto è vero che proprio a Modena, con For Modena, ho partecipato a un corso che è durato un anno proprio sulla sceneggiatura. Era un corso di storytelling e EVR, mi ricordo, all'epoca nel 2019, quindi a fine 4 anni fa, ho fatto questo corso. Che mi è piaciuto moltissimo, ho avuto dei docenti molto molto in gamba e anche loro comunque mi hanno incoraggiato. Poi successivamente ho fatto altri corsi di sceneggiatura per comunque approfondire la scrittura, perché la scrittura è una cosa e la sceneggiatura è un'altra, cioè proprio una grammatica diversa. Come si scrive una sceneggiatura, bisogna scriverla dal punto di vista delle immagini, quindi scrivere per immagine non è la stessa cosa che scrivere un racconto, insomma, o un libro, un romanzo, ecco. E quindi ho cominciato a piano piano, comunque sempre a studiare e a perfezionarmi. Poi ho cominciato a girare letteralmente dei cortometraggi. E poi c'è stata in mezzo la pandemia, quindi c'è stato un po' di tutto, però fatto sta che adesso, dal 2018, da quando ho iniziato, poi ho fatto il corso nel 2019, adesso siamo nel 2023, ho realizzato 5 cortometraggi, ne ho in cantiere un sesto che sarà sulla donazione degli organi, questo lo anticipo, un piccolo scoop. E
ho vinto 40-42 premi più o meno con 5 cortometraggi. Ho scritto due sceneggiature per lungometraggio, di cui un film proprio che parla dell'aceto balsamico. Quindi, ho scritto un film che parla della nostra terra. E dopodiché, sì, comunque continuo sempre a studiare. Perché non mi sento comunque mai arrivata, cioè la cosa importante, questa anche prima sentivo negli interventi precedenti, sentivo comunque che la preparazione e il credere sempre in se stessi e in quello che uno effettivamente sente e vuole comunicare è importante, cioè ed è la prima regola fondamentale, cioè il credere nel proprio sogno, nel credere nel proprio istinto o nel proprio talento, insomma, comunque non farsi abbattere assolutamente perché le persone che magari dicono no, ma perché non cerchi una cosa diversa che ti faccia stare più tranquilla, invece non è vero, bisogna seguire il proprio istinto, bisogna seguire io credo che la propria natura a un certo punto nella propria esistenza venga fuori, quindi a me è venuta fuori a 46 anni, non so, però l'importante è che è venuta fuori ed è esplosa e ho a tuttora un cortometraggio, per esempio, attualmente sulla Rai, su Rai Play, lo potete vedere su Rai Play. E sono stata selezionata per i panni di seta nera, inventa un film, insomma, comunque. Diciamo che adesso viaggio su festival importanti e questo mi fa molto piacere perché vuol dire che chi è l'addetto, cioè chi sono gli addetti a questo lavoro, insomma, riconoscono in me quella che quando ho cominciato 6 anni fa, insomma, non ho preso la decisione sbagliata, ecco. Irene, tu hai frequentato questo corso biennale presso Formodena e con te altre ragazze, ragazzi, donne, uomini che hanno iniziato questo percorso con te. Quanti di quelli che appunto hanno frequentato il corso hanno portato avanti, hanno sviluppato un progetto da quello che avevano imparato? Sì, tra l'altro io da quel corso ho trovato dei collaboratori, cioè proprio in quel corso. Uno è Massimo Leonardi, che è il mio braccio destro, e lui è un tecnico in sostanza lui fa riprese, montaggio, quindi è il mio braccio destro in tutto, perché io scrivo, però poi c'è una grande intesa, quindi riesce perfettamente a capire quello che io voglio dire con la mia scrittura. E un'altra ragazza che ha collaborato con me, perché io durante la pandemia avevo scritto una storia su quel, non so se ricordate, la storia di quel medico anziano che tornò in corsia, poi purtroppo morì. Questa storia mi colpì molto e feci un cartone animato, quindi un corto di animazione che da solo vinse 14 premi in tutto il mondo, si intitola La Moneta. E siccome c'era la pandemia, i set erano chiusi chiaramente, e abbiamo pensato con la Flavia, si chiama Flavia Ferraguti, una bravissima disegnatrice e anche illustratrice, e anche lei era presente a quel corso. Noi tre abbiamo creato questo cortometraggio, quindi effettivamente i corsi sono molto importanti, quelli chiaramente che hanno un certo peso e valore, come quello appunto che ho frequentato io, dove trovi comunque delle persone che hanno delle capacità e anche delle caratteristiche importanti, per cui
È stato diciamo, un incontro del destino. Probabilmente al momento giusto ho trovato le persone giuste con le quali collaborare e da lì è partita, diciamo, questa ascesa e ancora chiaramente non sono arrivata, cioè, io dico sempre che devo andare ancora più su, però intanto io continuo e sono molto contenta di questo e quindi spero che si veda che sono felice. No, no, si vede. beh, giustamente hai riscoperto, grazie a questo corso, la vera Irene, no? Proprio Esatto. il tuo talento, prima inespresso, adesso l'hai espresso e quindi no, è veramente una storia molto, molto bella e da raccontare. Infatti prima ti ho fatto proprio la domanda, ma tra gli altri corsisti hanno fatto il tuo stesso percorso oppure no? Tu mi hai detto sì, ho trovato dei collaboratori, ma persone che hanno continuato su questa strada, sulla strada della regia professionale. Ah, no, al momento che sappia ci sono solo io Certo. cioè, che diciamo che faccio proprio regia e sceneggiatura, faccio cinema. Poi magari, non so, forse altri con i quali forse non sono più in contatto, però che sappia io ci sono, cioè io sono Eccolo tu. stata. Sì. Bene, però vedi, ne basta uno, ne basta uno. Basta cambiare la vita a una sola persona e va bene. Allora, grazie, grazie Irene per averci testimoniato la tua esperienza e veramente ti facciamo tanto in bocca al lupo per la tua carriera Grazie. e anche perché sei una sassolese, quindi Certo. dobbiamo promuovere, perché sono di Sassuolo anch'io, quindi ecco, bisogna. Grazie, grazie ancora.